Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Andiamo a vedere questo video insieme. Facciamo insieme questo pane. Eccoci qua, in tanti mi avete chiesto sul gruppo Nuvola un amore di pasta madre la ricetta di questo pane. Queste sono le farine, come vedete, farina di tipo 1 e un po' di integrale, ho messo le dosi all'inizio, eccola qua, del molino cipolla. Io delle volte non metto la ricetta scritta, gli ingredienti sul gruppo quando me la chiedete perché non è soltanto gli ingredienti, ma è come procedere per fare il pane, quindi sono tante le cose per far venire un pane bello e buono. Qui ho messo le farine in autolisi mezz'ora, passato il tempo ci verso i licoli. I licoli l'ho creato con una parte di pasta madre, 30 g di pasta madre solida, 30 di acqua e 30 di farina e l'ho lasciato lievitare diverse ore. La solita procedura, ho messo in planetaria, ho finito di mettere l'acqua. E ne era rimasta un pochina, quindi ne ho messa 400, però calcolando anche i licoli che è più liquido, siamo intorno ai 70, al 70% di idratazione. Ho fatto girare, mi sono fermata e ho girato l'impasto, ho continuato, ho messo un cucchiaino di sale, ma io, come sapete, ne metto sempre meno di sale, quindi se volete mettete due cucchiaini senza star lì a pesare, insomma, resta poco, la dose è quella. Ed ecco il mio impasto. Ho messo nella ciotola leggermente oliata e qui faccio un paio di giri di pieghe, giusto due giri, prima di mettere, di lasciare lievitare a temperatura ambiente. Ritornando al discorso di prima, sì, quando mi fa delle domande, cioè non dovete prendere alla lettera tutto quello che faccio perché i tempi di lievitazione variano in base alla temperatura, alla stagione, alla temperatura che avete in casa, quindi vi dovete regolare un pochino d'occhio. Vedete, dopo 6 ore questo è il mio impasto quasi raddoppiato. Lo giro ora sul piano di lavoro, infarino leggermente, non metto molta farina. A meno che non l'avete fatto più idratato, allora c'è bisogno di più farina. Questo è un'idratazione, diciamo, media. Quindi dicevo, le cose che mi chiedete quando vado a mettere le foto sul gruppo Nuvola, vi ricordo che Nuvola è il gruppo creato da Rosa Di Fonso, che è l'amministratrice, un gruppo che parla di pasta madre. E dove noi tutte mettiamo i nostri lavori. È inutile che vi metto le dosi del pane perché le dosi per sa poco le conoscete, sono quelle, insomma, il procedimento può variare, ma ci sono tanti fattori che influiscono a far venire bene il pane. Mi avete chiesto anche come ho fatto a far venire la crosta. Alcune volte si dice che bisogna mettere il malto, ma io qui non l'ho messo e la crosta è venuta bene lo stesso, quindi magari ho azzeccato bene i tempi per infornare. Scusate, qui sto facendo le pieghe all'impasto. Quindi è una questione di tempi, di lievitazione, di temperature e di un pizzico di fortuna anche. Non è che mi viene sempre il pane così, eh? Questo lo dico per incoraggiarvi, quindi se una volta vi viene male, naturalmente io non faccio il video se il pane mi viene male, lo faccio quando mi viene benissimo. Ok, facciamo riposare dopo tra una piega e l'altra. Copriamo naturalmente con una ciotola e facciamo due giri di pieghe. Ecco qua. Dopodiché vado ad allargare, io farò una pagnotta. Vedete, l'impasto è venuto perfetto, si vede proprio
al tatto un'idratazione giusta. La farina ne metto poca, più che mai la metto sotto e sulle mani. Allargo un pochino e poi procedo per la formatura. Ok. Bene, piego i lembi al centro, così se volete potete fare un filone, non cambia niente. Io un po' che non faccio la pagnotta perché a noi il pane piace un pochino basso, però anche per cambiare un pochino, per fare una bruschetta è meglio la pagnotta. Sono ottime le bruschette con il nostro pane, guardate, ci sono le bolle. Allora, io qui sicuramente farò un passaggio in frigo perché sono arrivata la sera, ho iniziato all'ora di pranzo a fare questo impasto, quindi non ce la faccio adesso a lasciarlo lievitare. Poi voglio fare questa maturazione in frigo perché ho visto che quando faccio questo passaggio in frigo il pane mi viene molto bene, non lo so, forse perché si allungano i tempi della lievitazione. Allora, la pagnotta è pronta. Ho preparato il cestino, il mio cestino, eccolo qua. Ci ho messo un po' di semola sotto. Questo è un cestino, vedete, in canna naturale. Perché ho sentito alcune di voi che i cestini puzzano, ma assolutamente no. Basta prenderne uno buono. L'ho adagiato, vedete, con la chiusura rivolta in alto, così poi lo vado a ribaltare quando in forno. Ci metto un altro po' di semola. Sono le 9 di sera e quindi lo vado a mettere in frigo. Lo copro e lo chiudo con una busta di plastica, lo sigillo bene perché altrimenti entra l'umidità che bagna il panno che è sopra. La mattina dopo, eccolo qua, l'ho tirato fuori e l'ho tenuto pochissimo, un'oretta a temperatura ambiente. Giusto il tempo di portare il forno a temperatura, il forno deve essere sempre caldissimo, mi raccomando. Allora, ribalto, come vedete, ho messo la carta forno su una teglia girata. Come sapete, non uso la pietra refrattaria, anche perché non ce l'ho. Scusate, mi sono ancora in pigiama io. Mi sono alzata prestissimo perché così rientro ad accendere il forno nella fascia bassa. Io sto molto attenta ai consumi, anche perché sennò mio marito mi toglie il forno, visto che la corrente la paga lui. Ho infarinato con semola e adesso provo a fare qualche taglio. Come se già mi seguite, insomma, sapete che non sono molto bravissima a fare questi disegnini, però ci provo. Faccio una croce al centro, poi affondo un pochino di più la taglieria e il bisturi. Questo è un bisturi. E, se volete fateli i disegnini, ma se no basta soltanto questa croce, fate quello che volete, insomma, fate un taglio al centrale e basta. Provo a fare qualche fogliolina in questo modo. Nel forno ho messo anche un po' di acqua, una ciotolina con un po' di acqua per creare vapore. Allargo un pochino i tagli e vado ad infornare. Qui non posso inquadrare, però ho messo una teglia al forno, l'ho fatta scaldare e poi ho fatto scivolare la carta dalla teglia fredda a quella calda. Vi ho messo le descrizioni per la cottura, però sono indicative perché dipende molto dai vostri forni, quindi il totale della cottura sta intorno ai 50 minuti, anche un'ora calcolando lo spiffero. Ed eccolo qua, ora lo lascio raffreddare. L'ho messo su una gratella, così esce il vapore. Ed eccolo. Adesso vado a tagliare, è ancora leggermente tiepido, meglio più freddo, tagliare quando è freddo. A casa mia la mattina c'è sempre un concerto di uccellini che cantano.
Bene, molto bello questo pane. Sentite che musica. È ben alveolato e croccante. Certo, poi il giorno dopo naturalmente non sarà più così, ma sarà sempre comunque buono. Vi suggerisco, se lo volete lasciare così, di, scusate il telefono, di congelare qualche fetta. Bene amici, vi ringrazio della visione, vi invito come al solito a condividere i miei video ed a lasciare un like e ci vediamo al prossimo, ciao!